io ricordi come quello di lunedì scorso, non c'è stato mai niente di simile, neanche quello dell'80 del terremoto di Avellino. È stata una bomba atomica. Questa volta è stato diverso. A Pozzuoli in questi giorni lo dicono tutti. Le oltre 170 scosse che si sono alternate dalla serata del 20 maggio alla giornata di ieri hanno messo a durissima prova chi da una vita ha a che fare con il bradisismo. Ma l'apice del terrore alle 20:10 di lunedì, con la scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni, avvertita in diversi comuni della provincia di Napoli e in alcuni quartieri della città, ha aperto la strada a incubi e foschi scenari. Ma a me sembrava che la casa mi crollasse addosso, non ho mai visto, una cosa allucinante. Mi ha rotto tutti i suppellettili, cornici, quadri, tutto quello che stava appeso, tutto per terra, distrutto, i televisori che ballavano. Aspettiamo le verifiche allo stabile, ancora non ci vede nessuno. Questo qua è una casa, è un palazzo del 1761, quando c'erano tutti i pescatori, il mare arrivava qua sotto, arrivava, perché io sono pratico di Pozzuolo, da piccolino venivo pure a villeggiare. Questo è un paese bellissimo, però non investono a Pozzuolo, questo è. In piazza a Pozzuoli ci sono giovani, amici, anziani, ci sono famiglie. Hanno il volto segnato dalla paura, dalla rabbia prima ancora che dalla stanchezza. I palazzi portano i segni delle ultime scosse dello sciame sismico. Le immagini mostrano i danni evidenti agli edifici. Niente scuola a scopo precauzionale per migliaia di alunni. Stop al mercato ittico e al cimitero. In tanti hanno trovato riparo nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione Civile, rapidamente nella zona del porto e in quella del lungomare Pertini. Poco sonno comunque per tutti e non sono mancati momenti di rabbia. Ormai noi conviviamo con questa cosa, ma adesso non ce la facciamo più. È una cosa troppo assurda, è disastrosa mentalmente, fisicamente e materialmente tutto. Si deve pigliare seri provvedimenti. I politici che fanno? Stanno a guardare? Noi qua che fine facciamo? Quando ho detto che la signora Meloni, rosso o bianco, là, questo problema deve essere sgomberato. Io mi prendo 22 pinne al giorno, 22, perché sono cose 4, mai passa. Tanto che non mangiare meno che lo danno. Purtroppo sono solo che io ho perso, mi voglio 3 mesi fa. Siamo tutti in giro qua. Poi dopo, facendo proprio casino, 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 ci ha assegnato una tenda, che poi ho fatto entrare una donna, tipo chi vogliono, poi un'altra donna che stava in difficoltà, mi ha giunto la metteria in da macchina, mio figlio, infatti mio figlio che va a lavorare, sta dormendo in macchina. Quello già piccolino e tremava, specialmente che di 2 anni ha fatto proprio esagerato. Come ha posto il morto, e non hanno più qua. Questo è tutto, come disagiato. Sono quasi. Io capisco che è presto per avere tutti i soccorsi e tutto, però mi dice che bisogna apparecchi. Soltanto la Croce Rossa, insomma, quello che mondo intende, il capo soldato, 4 vengono, la popolazione che segue, 4 vengono. La gente che vengono, ma posso dormire qua? Io me ne posso uscire, sia una femmina, non so che incinta, che tiene il creatore, me ne posso uscire pure fuori. Ma che bene, una persona qualsiasi si dice posso dormire qua? No, non ci sto occupando. Quarantasei le famiglie che sono state sgomberate, 37 gli edifici dichiarati inagibili, con oltre 250 persone coinvolte. Attualmente gli sfollati sono ospitati presso il Pala Trincone, il palazzetto dello sport di Monteruscello, con vitto alloggio, pasti, acqua, bagni e brandine per dormire.
Sul territorio le istituzioni sono mobilitate con la protezione civile a coordinare gli interventi di assistenza. La situazione a Monte Ruscello è serena, abbiamo costituito insieme alla protezione civile, al comune di Pozzuoli, abbiamo costituito un hub per la ricezione delle persone evacuate dalle case inagibili, non perché hanno problemi di ordine sanitario. Naturalmente in questo caso per queste persone ci sarà bisogno anche di un'assistenza sanitaria quotidiana, perché sicuramente ci saranno persone fragili piuttosto che anziane, piuttosto che croniche, e quindi abbiamo bisogno di sostenere queste persone con un'assistenza sanitaria di base. Mario Iervolino, direttore dell'ASL Napoli 2 Nord, rassicura i cittadini. Per quanto riguarda la situazione dell'ospedale, una volta per tutte io chiarisco che noi ci stiamo preparando soltanto a un'eventualità. Abbiamo ridotto il numero degli accessi ai ricoveri programmati, perché naturalmente vogliamo avere una libertà di azione in questi giorni, fermo restando che garantiamo tutte le patologie tempo dipendenti, tutti i diritti tempo dipendenti, tutte le patologie emergenziali, tutte le urgenze e sicuramente i pazienti oncologici. Da quello che mi risulta sono 200-300 persone che sono state evacuate, per cui ci attendiamo che quell'hub di Monte Ruscello possa avere questo numero di persone, quindi diciamo che sono praticamente serenamente abbordabili.